Gentili signore e signori, un cordiale buon pomeriggio. Immagino le voci che vi giungono da Forgaria nel Friuli. Buongiorno Daniele Pontoni, campione del mondo di ciclocross in passato, organizzatore di questi campionati italiani. È in corso di svolgimento, sono appena partiti i corridori della elite maschile, proprio con l'immagine con la regia di Nazareno Ballani. Andiamo alle prime pedalate di un circuito disegnato dal signore che è al mio fianco. Allora, qualche problema che cercheremo di risolvere al più presto con la voce di Daniele Pontoni. Con l'immagine abbiamo visto la partenza, una partenza sprint di Mirko Tabacchi. Hanno appena concluso il primo giro, un terzetto in testa, Gioele Bertolini con Mirko Tabacchi e Luca Braidot. Queste sono le immagini in diretta, quindi la situazione in gara con Daniele Pontoni. Mi dicono che è tutto a posto adesso. Allora, percorso di gara disegnato da te, molto bello, definito dagli atleti. Vai nel dettaglio per spiegarci le difficoltà. Diciamo che le cose, intanto buongiorno a tutti, le cose che fanno più piacere sono queste: i complimenti degli atleti e di tutta la gente del settore che è accorsa qua sull'altopiano. Il percorso abbiamo cercato, io assieme a tutti i volontari della mia società, che è la società organizzatrice, la DP66, di ricalcare un po' i percorsi stile Belgio e Svizzera, quindi percorso molto percorso con sede stradale molto ampia e con un'altrimetria impegnativa. E questa è l'immagine del ciclocross, Leonardo Santeramo con la bici, praticamente un pezzo su una spalla, un pezzo sull'altra spalla, che cerca di raggiungere la zona a cambio, perché altrimenti per lui sarebbe proprio finita la kermesse tricolore. Allora, organizzazione perfetta, non vi siete messi d'accordo con il dio tempo per quanto riguarda la nebbia, purtroppo, perché come possono vedere anche i nostri telespettatori, veramente c'è difficoltà ad andare a riprendere il campo gara. Diciamo che questo purtroppo è l'unico neo che si può registrare oggi, e mi dispiace che non si riesca ad offrire tutto lo spettacolo che questo altopiano e questo percorso poteva offrire. Chiaramente contro questo tempo non ci possiamo fare niente, quindi cercheremo anche di arrangiarsi nel commento di questa gara. Allora, poi vi proporremo anche una sintesi per coloro che ci seguono in differita la sera, che ci seguiranno in differita la sera, avranno già visto la gara femminile. Andiamo a dire quindi che Eva Lechner si è confermata campionessa italiana della categoria Elite, mentre invece per quanto riguarda la categoria Under 23 femminile, Alice Maria Arzuffi e poi la Rigoni per quanto riguarda gli juniors, la Baroni. Ecco il primo, Gioele Bertolini con le immagini, riusciamo a scorgere proprio la sagoma di Gioele Bertolini, scelta di Bertolini. Non faccio, lui è un under 23, non faccio la gara con gli under 23, faccio la gara con gli elite. E adesso questo ragazzo che è cresciuto ogni anno dopo anno e anche quest'anno ha fatto un ulteriore balzo in avanti, scelta sembra giusta, azzeccata quella fatta da lui e dalla sua squadra, la Salitalia Guerciotti. Ma anche secondo me ha fatto bene. Poi oggi questo è un percorso che si addice moltissimo alla caratteristica di Gioele. Ha attaccato, come abbiamo visto, nel punto più impegnativo, nel punto più duro, dove si arriva alla cima coppi del percorso. E, ripeto, lui era favorito nella categoria Under 23. Favorito nella categoria Under 23, dove oggi si è vista la vittoria di Nadir Colledani, e sono curioso comunque di vedere i tempi fra questi due atleti. Allora, il primo giro è stato concluso dal più veloce Mirko Tabacchi in 8 minuti e 28 secondi. Gioele Bertolini abbiamo visto poi comparire delle sagome nell'ombra con le maglie della Forestale, Luca Braidot e Mirko Tabacchi. Ecco che giunge uno dei due alfieri della Forestale in questo momento. Dovrebbe trattarsi di Luca Braidot, e lui che è all'inseguimento di Gioele Bertolini, che ha già guadagnato, e poi con Daniele Braidot e Mirko Tabacchi a chiudere questo terzetto, Enrico Franzoi, l'inossidabile Enrico Franzoi. Ma
Enrico, anche per lui, diciamo questa è stata la stagione del rilancio. Adesso vediamo Gioele che ha sferrato l'attacco e i tre atleti della Forestale stanno cercando di organizzarsi per un inseguimento. Enrico qui chiude questo gruppetto, ma credo, come anche nelle altre categorie, come stavo dicendo prima, questo è un percorso che non lascia spazio a sorprese, tranne che in rare eccezioni. Quindi la corsa si sta già delineando, le posizioni poi man mano abbiamo visto anche nelle altre categorie, comunque anche i distacchi saranno abissali, e questa, diciamo, è il filo conduttore e anche quello che unisce questi campionati italiani a quelli di 20 anni fa. Anche all'epoca ci furono dei distacchi abbastanza abissali, perché dopo 20 anni si torna sull'altipiano di Monte Prat, Forgaria nel Friuli, dove tra l'altro c'è una scuola che tu gestisci di mountain bike per crescere le nuove leve che poi veniamo impegnate nei campionati sia di ciclocross che di mountain bike. E non è ancora finito, duro lo sforzo di questo ragazzo di raggiungere la zona cambio per poter riprendere. Gioele Bertolini va a chiudere il secondo giro in questo momento, 8 minuti e 20 secondi. Allora andiamo a vedere il distacco. Praticamente è passato, è transitato alla fine della prima tornata insieme a Mirko Tabacchi e Luca Bredotta. Adesso vediamo quanto ha guadagnato in un giro. Primo giro chiuso in 8:28, ricordiamolo, dal terzetto di testa. Adesso compare in questo momento 18 secondi per Luca Bredotta, Daniele Bredotta a 25 secondi di ritardo. Quindi 18 secondi dividono Gioele Bertolini in testa alla gara nei confronti di Luca Bredotta, poi Daniele Bredotta in terza posizione, Enrico Franzoi a 38 secondi, quindi con un ritardo di 13 secondi da Daniele Bredotta, poi Lorenzo Samparisi a 45 secondi da Gioele Bertolini in quinta posizione, Cristian Cominelli 54 secondi, Nicola Samparisi 56 secondi in coppia con Cominelli, è transitato. Mirko Tabacchi deve aver avuto qualche problema perché non è ancora transitato. Sì, esattamente, non l'abbiamo visto passare, però eccolo, transita adesso, 1 minuto e 14, sicuramente ha avuto un problema. Sta passando con la bici in spalla. Sì, 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 sì. Chiaro, problema meccanico. Sì, si vede che al cambio sulla ruota dietro ha rotto il cambio, quindi anche lui deve correre a piedi fino al primo box e gli mancano ancora 850 metri da questo punto, quindi questo di fatto gli pregiudica la sua corsa. Tra l'altro aveva fatto una splendida partenza di questo campionato italiano Mirko Tabacchi, si era portato in testa e faceva parte del terzetto di testa. È uno degli atleti più in forma nelle ultime gare, si era visto sempre primeggiare o comunque anche in altre occasioni ha avuto degli inconvenienti meccanici, ma diciamo nelle ultime tre settimane, nelle ultime 4-5 gare è sempre arrivato nelle prime posizioni. Gioele Bertolini davanti a tutti, poi abbiamo visto i due fratelli Bredotta molto vicini, Luca e Daniele avevano un ritardo di 7 secondi al passaggio al termine del secondo giro, sembrava più vicino Daniele rispetto al suo fratello Luca. Gioele Bertolini, anche nel briefing di questa mattina in seno alla squadra, di Tano ha detto: non c'è tattica da fare quest'oggi, appena poi apri il gas e cerca di andartene, e mi sembra che stia eseguendo bene quello che si sono detti questa mattina Gioele Bertolini. Ma questo anche vedendo il percorso, noi adesso siamo anche direttori sportivi, comunque su un percorso del genere c'è poco da fare, devi andare come hai l'occasione, cercare di prendere un buon margine di vantaggio, perché sai, nel ciclocross, come abbiamo visto anche per Tabacchi adesso, l'inconveniente ti può sempre accadere, quindi cerchi di prendere un margine di vantaggio abbastanza di sicurezza anche per prevenire eventuali situazioni critiche. E lo sa bene Gioele Bertolini, che l'anno scorso proprio pagò, no, dei problemi meccanici in quel di Puglia, e ci fu la vittoria nel campionato Under 23 di Nadir Colledani, e tra l'altro vedremo una sintesi di quella gara, ti ha dato molta soddisfazione perché Nadir Colledani si è ripetuto alla grande vincendo il titolo degli Under 23. Sì, esattamente, Nadir si è confermato e ha anche fatto una prova
una prova, ti dico, sopra ogni tipo di aspettative. E ti dico, sono contento sia come suo direttore sportivo, ma anche per il ragazzo, perché il ragazzo deve ancora capire tutte le sue potenzialità. Il momento che riuscirà a capire quanto vale, e oggi questo è uno di quei segnali, veramente potrà anche lui essere all'altezza di Gioele Bertolini, come lo è Gioele Bertolini in ambito internazionale. Intanto abbiamo visto che San Parisi è passato in quarta posizione, ha scavalcato Enrico Franzoi. Allora ricapitoliamo le posizioni di testa: Gioele Bertolini davanti con un bel vantaggio di una ventina di secondi nei confronti di Luca Braidot, poi Daniele Braidot in terza posizione subito dietro al fratello, quarta posizione per Lorenzo San Parisi e quinta posizione per Enrico Franzoi. Stanno percorrendo il terzo giro in questo momento gli atleti. Vediamo inquadrato Nicola Lucchini della Valer Bike. Altro passo, altra pedalata rispetto ai primissimi. D'altronde un percorso molto bello, tecnico, e poi con il fango tutto si è amplificato, tutte le difficoltà si sono amplificate. Sì, esattamente, con questo tipo di condizioni climatiche si è alzato. Noi pensavamo, quando abbiamo tracciato il percorso, di girare dai 6 minuti e 40 ai 6:50 a giro, quindi si vede che stiamo girando quasi 1 minuto e 45 più alti di quello che noi pensavamo, ma qui fino a 10 giorni fa era tutto ghiacciato e si viaggiava in altra maniera. Come abbiamo detto, condizioni climatiche sono questo. Gli atleti, i crossisti nostri, i crossisti sono abituati a questo tipo di condizioni, ma credo che anche a loro piaccia correre con il fango e in queste condizioni. Intanto abbiamo visto le difficoltà del ciclocross con l'atleta in quadrato Mirko Calvi, che ha avuto dei problemi, e qua è Gioele Bertolini, passo sicuro per il ragazzo che viene dalla Valtellina, da Talamona, terra anche di un corridore su strada come Francesco Gavazzi, patria del pizzocchero, conosciuta anche per quello. Gioele Bertolini, come ricordava Daniele Pontoni parlando di Nadir Colledani, Bertolini ormai è al top anche a livello internazionale per quanto riguarda la sua categoria. Intanto qua rivediamo proprio l'incidente occorso, praticamente un lungo, anche perché diventa ingestibile la bicicletta in alcune situazioni. Ma in quel tratto c'è la discesa e il tratto in contropendenza, quindi è uno dei tratti più tecnici. Qui c'è stato anche un errore di valutazione sulla traiettoria da parte dell'atleta, quindi questo più questo ha fatto sì che il ragazzo andasse sui cartelloni pubblicitari. Mirko Calvi era, l'avevamo visto anche in presa diretta, mentre con le immagini che ci fornisce a fatica, perché veramente le telecamere devono perforare la coltre di nebbia, Nazareno Balani, c'è Gioele Bertolini che sta facendo gala solitaria dopo il primo giro, ha salutato la compagnia e adesso sta pedalando in solitaria. Sì, abbiamo visto che dal secondo giro Gioele ha preso nettamente in mano la corsa. Adesso anche per lui sarà il momento, sì, di continuare a spingere, ma anche con correre con una certa accortezza. Allora, abbiamo in questo momento Daniele che è passato davanti a Luca, se non ho scorto male le immagini, probabilmente una scivolata, qualcosa deve essere occorso a Luca Braidot. E qua rivediamo invece il passaggio di Gioele Bertolini. Grande potenza, la ruota slitta, ma riesce comunque a mantenere l'inerzia per superare la difficoltà. Gioele è un corridore molto tecnico, poi è un brevilineo, quindi su questi tipi di percorsi, a parte che lui lo vediamo anche qui, è tornando anche a collegarci al discorso che stavamo facendo prima, un ragazzo che eccelle, anche primeggia in campo internazionale, lo dimostra anche il fatto che quest'anno ha vinto una prova di Coppa del Mondo. E lotta sempre con i migliori, e anche il mondiale di Zolder sicuramente la nostra punta di diamante assieme alla Eva Lechner. Lui sta interpretando il tracciato nella maniera migliore, lo sta aggredendo. Quando è passato la sua decisione di passare nella categoria Elite, fossi stato il suo direttore sportivo l'avrei presa anch'io questa decisione, perché una maglia in campo internazionale, una maglia nella categoria Elite ha sicuramente un altro peso.
va a chiudere il terzo giro, vediamo con che tempo, va chiuso i precedenti in 8.28 e 8.20 e chiude il terzo giro in 8.42, quindi decisamente più lento di 22 secondi rispetto al giro precedente, però quello che più conta ai fini della gara è il suo vantaggio nei confronti del secondo classificato, aveva un vantaggio di 18 secondi, intanto inquadrato in questo momento Enrico Franzoi, ecco qua la coppia dei Braidot, secondo e terzo, transitano in questo momento Luca davanti e Daniele dietro, sono praticamente, stanno facendo corsa appaiata, 25 secondi il loro ritardo, quindi hanno perso 7 secondi nei confronti di Gioele Bertolini. Ma probabilmente vedendo i tempi Gioele ha perso anche qualche secondo in questo giro, probabilmente in un pezzo della nebbia non abbiamo visto una sua scivolata, che per un attimo prima abbiamo visto i gemelli Braidot che gli si erano avvicinati, quindi adesso sicuramente riprenderanno a macinare e a correre sui ritmi che si possono mantenere adatti alle loro possibilità. Praticamente hanno girato più o meno sugli stessi tempi in questo giro, Bertolino 8.42, 8.49 Luca Braidot, 8.43 Daniele Braidot, in quarta posizione transitato Enrico Franzoi, Lorenzo Samparisi in quinta posizione con un ritardo di 11 secondi da Franzoi, poi Cristian Comminelli è passato con un ritardo di 10 secondi da Samparisi, 1 minuto e 06 il suo ritardo dal capo classifica Gioele Bertolini. Adesso qui vediamo Caneva che sta salendo in bici dopo il tratto in salita, affrontare l'ultimo pezzo prima del tratto d'arrivo. 11ª posizione per Caneva dopo un altro problema con la ruota per Daniele Braidot, l'abbiamo visto perdere e anche adesso fare fatica molto nelle tracce di fango. Ma su un percorso del genere ti assicuro che ce ne sono tante di queste scivolate durante l'arco di tutto il giro, mantenere una traiettoria ideale è quasi impossibile, qui diciamo sta nell'abilità dell'atleta riuscire a farne il meno possibile, perché non farne credo non sia possibile. Gioele è uno, lo ripeto, uno dei più bravi tecnicamente, riesce, lo vediamo come riesce anche ad aggredire il percorso, anche lui sembra correre sulle uova e comunque vola via sopra il fango. Flavio Longhi inquadrato per un attimo, poi torniamo sulla testa della corsa con Gioele Bertolini, top 10, i primi 10 dopo tre giri, Bertolini, i due fratelli Braidot, Luca Daniele, Franzoi in quarta posizione, Samparisi in quinta, Cominelli in sesta posizione, Marco Ponta in settima, Nicola Samparisi ottava, Tommaso Caneva in nona e Thomas Paccagnella in decima posizione. Difficoltà quindi tecniche, grande, tanta fatica e praticamente sempre in spinta, sempre bisogna spingere, e diceva prima Luca Bramati, è come fare un percorso tutto in salita. Sì, esattamente, perché anche in discesa comunque devi stare attento per come guidi e anche non è che fai grande velocità, una volta che sei fuori traiettoria o vai in mezzo dove c'è il fango un po' più alto, non è che ci sia tantissimo fango che sprofondi molto, perché comunque sotto ancora il terreno è molto ghiacciato e quindi però tiri sempre, questo è un percorso, è come essere a cavallo, spingi con le gambe, spingi con le spalle e anche proprio la conformazione del terreno e l'erba di Monteprat è questa. Monteprat che tra l'altro si candida anche per ospitare una Coppa del Mondo, quindi proprio lanciate questo sito come possibile sede eventualmente in futuro di una Coppa del Mondo, questa è la vostra nuova sfida. No, questo è Enzo Cainaro, che tu conosci molto bene, lui è molto bravo a lanciare le sfide, perché lui vede, io ti dico sto arrivando da un mese di preparativi e adesso mi dici questa cosa, mi si raddrizzano i peli. No, comunque le cose quando le facciamo bene, se c'è la possibilità chiaramente non ci tiriamo indietro, anche perché comunque per arrivare a tanto in questi giorni noi abbiamo avuto molti elogi da parte di tutti gli atleti e da chi si è recato su qua e quindi per noi organizzatori questi è il complimento maggiore. Devo anche ringraziare enormemente
la regione Friuli Venezia Giulia, che ha creduto in noi, c'è sempre stata vicina da quando abbiamo lanciato questo progetto, come anche tutti gli sponsor, perché senza di loro un evento del genere non sarebbe mai stato possibile. Abbiamo purtroppo, non si vedono tanto, ma avevamo anche preparato proprio dei settori denominati per ogni tipo di sponsor. Qui vediamo, era il settore del T85, che è Turismo 85, quindi ci dispiace anche per loro. Dispiace soprattutto per il pubblico accorso numeroso qui, malgrado le difficoltà atmosferiche, il pubblico a casa che non può godersi lo spettacolo della gara, lo spettacolo che sta dando Gioele Bertolini a causa di questa fitta nebbia. Abbiamo visto inquadrati anche alcuni corridori non delle primissime posizioni, abbiamo visto con la maglia forestale Nicolas Pettinà, poi Federico Piccin ha avuto anche lui il suo momento di inquadratura. Gioele Bertolini, corsa solitaria per questo ragazzo che poi sarà alfiere dell'Italia ai campionati del mondo a Zolder, lui che ha vinto una prova di Coppa del Mondo in categoria, ha vinto, è arrivato svariate volte sul podio quest'anno, quindi sempre costantemente ad altissimo livello le sue prestazioni in Coppa del Mondo quest'anno, così come dicevamo di Eva Lechner, anche lei che è stata addirittura a lunghi tratti in testa alla classifica di Coppa del Mondo. Sono le nostre prime punte per i prossimi mondiali di ciclocross. Sì, esattamente, loro sono le punte per questi mondiali, e lo dimostra anche i risultati che hanno fatto e comunque anche la condotta di gara che hanno fatto oggi in questo campionato italiano sull'altopiano di Monteprat. Non siamo neanche molto lontani come sforzo, tipo di sforzo fisico di questi campionati mondiali ai prossimi campionati italiani, scusa, ai prossimi mondiali, quindi credo che questi due ragazzi, ma anche vista la prova, ripeto, oggi di Nadir Colledani e di Jacob Dorigoni, perché anche Jacob Dorigoni negli under 23 hanno fatto delle prove, negli juniores hanno fatto delle prove eccezionali. Speriamo che questo momento di forma lo portino ancora avanti per queste tre settimane e possano portare, te lo dico come ex campione del mondo, un'altra maglia iridata in Italia, perché sarebbe sicuramente un'ulteriore spinta per questa disciplina. Sarebbe sì, un proprio bel momento per questa disciplina quale ricordiamo sempre provengono alcuni dei fuoriclasse del ciclismo su strada, ad esempio Fabio Aru, l'ultimo vincitore della Vuelta di Spagna, correva in Emilia Romagna e praticava proprio il ciclocross. Trentina, altro gran professionista, vincitore di tappa Tour de France di classica, Matteo Trentin, anche lui ciclocross, e tra l'altro negli scorsi inverni, permettendogli la sua attività su strada, partecipava ancora ad alcune gare di ciclocross durante la stagione in cui la strada era ferma. Abbiamo visto Luca Braidot, vediamo Luca Braidot nell'inquadratura in questo momento, il primissimo inseguitore di Gioele Bertolini. Un Gioele Bertolini che può contare su un vantaggio di 25 secondi nei confronti proprio di Braidot, una corsa in totale controllo per il valtellinese. Eccolo qua che va a chiudere il quarto giro, 8:38 per Gioele Bertolini. Adesso si è stabilizzato con i tempi, ormai prima 8:42, adesso 8:38, cominci, come ti ho detto prima, la tattica di gara comincia a diventare quella, adesso un buon margine di vantaggio, 25 secondi, cominci anche a pedalare guardando di non commettere errori, soprattutto di non provocare danni alle bici, perché poi sarebbe un peccato buttare all'aria una corsa per un problema meccanico, e si sa che quando il terreno è scivoloso e fangoso come questo, l'abbiamo visto prima purtroppo per Tabacchi, può succedere. Ed ecco qua, allora, cambiata completamente la situazione nella nebbia, Enrico Franzoi in seconda posizione con un ritardo di 47 secondi, sta facendo corsa appaiata con Daniele Braidot, non è ancora passato invece Luca Braidot sulla linea del traguardo, quindi Gioele Bertolini
in prima posizione, ha aumentato il suo vantaggio nei confronti del secondo, che adesso è Enrico Franzoi, che come ricordavi tu ha avuto, sta vivendo una stagione del rilancio. E passa in questo momento Luca Braidot con un ritardo di 1 minuto e 17 secondi in compagnia di Cristian Cominelli e Lorenzo Samparisi. Sì, anche Enrico, anche lui è un diesel, comincia a avere qualche anno, quindi si entra in gara un attimo dopo andando avanti con l'età rispetto agli altri. Comunque anche questo, lui è un percorso avendo molta, molta potenza, era uno dei papabili vincitori, anche se Gioele, come ho detto prima, è un gradino sopra gli altri. Oggi, quest'anno Enrico è tornato, diciamo, sui suoi livelli degli anni scorsi, si è molto asciugato, si è presentato alle corse determinato, e quindi rivederlo di nuovo tra i primi, per me che l'ho visto crescere, indubbiamente è una cosa che fa molto piacere. Ed ecco qua, secondo e terzo davanti Franzoi, dietro invece Daniele Braidot. Franzoi corre per la Air Force, Daniele Braidot invece per il corpo forestale. E poi abbiamo Gioele Bertolini che indossa la maglia del gruppo sportivo dell'esercito, lui che fa parte della Sella Italia Guerciotti, che è la sua formazione di appartenenza, così come nel femminile Eva Lechner indossa la maglia dell'esercito anche lei, ed è adesso passata alla squadra americana della Luna dopo aver militato per tantissimi anni con la Colnago Sud Tirol. Gioele Bertolini con grande sicurezza va a affrontare questo passaggio tecnico, non prende assolutamente rischi, d'altronde l'inerzia è tutta a suo vantaggio, perché Gioele Bertolini giro dopo giro ha aumentato il suo vantaggio nei confronti dei primissimi inseguitori. Tanto questa è la zona a cambio particolarmente importante quando c'è un terreno come quello di oggi, Daniele. Sì, adesso vediamo proprio Enrico Franzoi al cambio, è molto importante oggi tenere la bici pulita, perché riesce a fare al massimo un paio di giri, innanzitutto per prevenire sempre i problemi meccanici, ma anche una bici che pesa, avere una bici più leggera ti fa guadagnare indubbiamente secondi a giro. Quasi un chilogrammo può essere anche la differenza tra una bici pulita dal fango o una bici che invece il fango ce l'ha tutto addosso. Sì, sì, è così soprattutto per le biciclette che hanno ancora i freni cantilever. Noi qui adesso stiamo vedendo la corsa degli atleti sul campo di gara, ma ti assicuro che al lavaggio bici e ai box c'è un'altra corsa molto importante, perché quando i ragazzi lasciano la bicicletta al box hanno più o meno 3-4 minuti per averla pronta al cambio successivo, e quindi i meccanici devono correre di corsa, lavarla, cercare di tirar via erba quanto più possibile e cercare di oliarla. Sono due in genere i meccanici, uno ritira la bici piena di fango, l'altro restituisce al corridore invece l'altra bici pulita. Non possono percorrere più di un tot di metri a piedi senza la bicicletta i corridori, ed è fondamentale naturalmente anche il tempo di esecuzione di sì, questa operazione. Esattamente, essere adesso è Marco Ponta che ha fatto appena lo stesso cambio bici, ripeto, sì, è molto importante arrivare coordinati anche tra corridore e meccanico al cambio bici e box, perché quando si viaggia, non come oggi i distacchi sono abissali, ma sul limite dei secondi, questa operazione è un po' come nei box della Formula 1, riuscire a guadagnare qualche secondo ai box ti può fare vincere o perdere una corsa. Intanto qua con l'inquadratura andiamo su Riccardo Ridolfi. Gioele Bertolini intanto sta proseguendo la sua cavalcata solitaria verso la maglia tricolore, lui che è un under 23 e ha scelto di correre con gli Elite, e decisione presa sì per la crescita di Gioele Bertolini, ma anche per la assenza annunciata quest'anno di Marco Aurelio Fontana. Ecco Gioele Bertolini, un Bertolini comunque che è destinato ad avvicinarsi molto a Marco Aurelio Fontana, sarà curioso vedere quando ci saranno gli scontri diretti in futuro. Marco Aurelio Fontana, medaglia di bronzo in mountain bike alle Olimpiadi di Londra, è naturalmente grande obiettivo per lui, è arrivare pronto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro,
anche perché parlava proprio il ragazzo, diceva che anche il fisico a volte ha bisogno di riposare, quindi non andare senza soluzioni di continuità dalla stagione di ciclocross alla stagione della mountain bike. Ecco qua il balzo in sella di Mirko Tabacchi, sfortunatissimo, praticamente si è pregiudicato il buon esito della sua prova tricolore proprio all'inizio con il problema meccanico, l'abbiamo visto percorrere più di metà giro con la bici in spalla. Sparisce nella nebbia Gioele Bertolini, è sparito dopo il primo giro alla vista di chi era con lui, ovvero i fratelli Braidotti e lo stesso Tabacchi. Da quel momento sta facendo corsa solitaria, intanto un particolare di una bici lavata pronta per essere consegnata all'atleta. Ecco Gioele Bertolini, va a effettuare il doppiaggio di Federico Piccin, velocità doppia in questo caso. Sì, velocità doppia, adesso lui si trova nel punto più alto e inizia la discesa del percorso. Adesso Enrico Franzoi nel tratto in salita, anche lui adesso si metterà nella contropendenza per l'ultima salitina prima di scendere verso l'arrivo. Diciamo, questa nebbia, mi dispiace personalmente che ci sia questa nebbia oggi, perché quando ho tracciato questo percorso mi sono messo in un punto e mi sono immedesimato sugli spettatori, quindi era stato disegnato anche perché uno spettatore, mettendosi in un punto, riuscisse a vedere tutto o quasi tutto il 90% del percorso. Invece ci vogliono i radar quest'oggi per riuscire a vedere tutto il percorso. Intanto qua il passaggio di Daniele Braidot in terza posizione, e qui torniamo sulla testa della corsa con Gioele Bertolini che scende dalla bicicletta per affrontare questo tratto. Tra l'altro, con il susseguirsi delle gare è sempre diventato più pesante il percorso di gara, naturalmente, quindi questa è l'ultima gara in programma. Sì, ci sono state sei gare a giornata, quindi parecchie e parecchie categorie che hanno corso tutti i giorni, più le prove anche dal venerdì. I terreni sono stati messi a dura prova, comunque hanno retto molto bene. Qui stiamo correndo tutti su terreni privati, tranne il rettilineo d'arrivo che sta adesso percorrendo Gioele. E che va a chiudere il quinto giro, 8.38 il giro precedente, avevamo un vantaggio di 47 secondi sul secondo, vediamo quanto chiude, 8.48, 10 secondi più alto il suo quinto giro. E adesso però andiamo a vedere quanto è il vantaggio accumulato nei confronti di Enrico Franzoi, che è rimasto solitario a tentare di inseguire Gioele Bertolini. Adesso mi ricollego un po' a quello che ti stavo dicendo prima, vorrei ringraziare anche i proprietari dei terreni che ci hanno consentito lo svolgimento di questa manifestazione, e anche tutti i volontari della società di P66, perché oggi sul percorso abbiamo quasi 80 persone a presidio per la sicurezza degli atleti. Passa Franzoi sul traguardo adesso con 43 secondi di ritardo nei confronti di Gioele Bertolini, medaglia d'argento temporanea per lui in questo momento. E poi adesso è passato in terza posizione Daniele Braidot con un ritardo di 16 secondi da Franzoi e quasi di un minuto, 59 secondi da Gioele Bertolini. Quindi Bertolini, Franzoi, Enrico Franzoi e Daniele Braidot, questo è il podio temporaneo in questo momento. Abbiamo già passato la metà di gara, grande spinta per Gioele Bertolini. Luca Braidot passa adesso in quarta posizione, Luca Braidot un ritardo di 30 secondi nei confronti del fratello Daniele, che è in terza posizione. Bella prova di Enrico Franzoi, perché è partito con il suo passo, sta mantenendo un ritmo superiore al suo, c'è solo quello di Gioele Bertolini. Ma Enrico è un corridore molto, molto potente, già dalle categorie giovanili, quando è passato da juniores alla categoria under 23 si vedevano queste sue caratteristiche, e ripeto, oggi su un percorso del genere
può mettere e sfruttarle tutte sul campo. Che margine di crescita ha invece ancora Giulio Bertolini? Perché ricordiamolo, lui è ancora un under 23, quanto può ancora crescere questo ragazzo valtellinese? Beh, Gioele facendo adesso comincerà probabilmente molto più spesso ad affrontare gare sempre più numerose in campo internazionale, e quando tu cominci a fare le corse vai a correre quasi tutte le domeniche in Svizzera, in Belgio e Olanda, prendi il ruolo, il loro ritmo, il loro passo, corri sempre con i campioni più affermati, quindi sei sempre al loro fianco, e ogni giorno, se sei furbo e scaltro come lui lo è, rubi qualcosa e impari qualcosa, quindi pian pianino può ancora migliorare. Ti dico, percentuali non se ne possono dare, ma Gioele già dall'anno scorso a quest'anno con la sua massa muscolare è migliorato parecchio. Tecnicamente credo che lui è sempre stato bravo da ragazzino, già da quando era esordiente, quindi io mi auguro e spero per lui che possa migliorare ancora quel tanto che possa portarlo stabilmente a lottare con i migliori a livello nazionale. Martino Fruetta intanto inquadrato nella nebbia, in questo momento occupa la decima posizione, l'alfiere del team La Pierre Trentino Alè. Ecco, questa sarebbe stata una bellissima immagine suggestiva se non ci fosse stata la nebbia, perché assicurava la vista su tutto l'altipiano di Monteprat. Così non è. Inquadratura per un attimo per Fabio Alfonso Todaro, e qui tutta la fatica proprio di Fabio Alfonso Todaro. Inquadrato in questo momento invece Flavio Alex Longhi. Sì, anche Flavio sta affrontando l'ultima chicane prima di arrivare sul rettilineo d'arrivo. Anche qui adesso cominciano a scivolare, il terreno sta uscendo, anche il terreno ghiacciato sotto, quindi l'ultima parte impegnativa prima del pezzo più facile, i 150 metri di asfalto che abbiamo inserito su questo percorso. Antonio Lavieri fuori dalle prime 20 posizioni, l'abbiamo visto transitare. È corsa dura, corsa durissima per le condizioni, e la pedalata di Gioele Bertolini è emblematica rispetto ai ragazzi che abbiamo visto inquadrato poco fa. Ha praticamente una frequenza doppia di pedalata. Qua perfetta l'esecuzione anche di questo cambio bici, con praticamente l'esecuzione immediata del rilascio della bicicletta sporca per prendere quella pulita. Questo, diciamo, quello che sarebbe emerso l'atleta più forte in un percorso del genere, si era già detto anche in ambito di presentazione di questi campionati. Hai italiani. Voluto disegnare un percorso che proprio premiasse, no, le capacità? Ma io sono sincero, ci sono state due cose importanti che ho fatto quando ho tracciato questo percorso. Mi sono immedesimato in un atleta e mi sono immedesimato in uno spettatore. Quindi ho fatto un mix di cose che vadano bene sia agli atleti, e quindi mi sono messo in mezzo al prato, sono andato nel punto più alto, nel punto più basso, e conoscendo molto bene l'altipiano di Monteprat, perché come hai detto tu da 5-6 anni gestisco la casa per ferie San Lorenzo qui sopra, ma anche abbiamo una scuola di ciclismo noi, per ciclismo fuoristrada per i piccoli. Conosco molto bene questo territorio, quindi ho voluto cercare di fare una cosa che possa rimanere negli anni nella mente sia degli atleti che degli spettatori e del pubblico. Adesso Gioele sta affrontando, questa è una contropendenza. La qui in televisione, sì, è un punto molto, molto impegnativo. Il punto più tecnico e impegnativo di tutto il percorso, perché c'è la difficoltà di restare in piedi e riuscire a spingere. Questa è una collina che ha una pendenza, dove loro sono appena scesi, del 27-28%, quindi riuscire ad andare in bicicletta per traverso con un terreno del genere, vi assicuro che non è facile. Una persona normale non riuscirebbe a rimanere in sella. Loro, soprattutto un atleta come Gioele Bertolini, fa sembrare facile una cosa che per i comuni mortali sarebbe impossibile.
cioè rimanere in piedi e pedalare su un tratto così nel fango con la pendenza che ci hai appena detto, Daniele. Sì, ma d'altronde è la sua specialità, il suo sport, e lo fa, lui interpreta molto bene, è uno dei migliori, come abbiamo detto, su questi tratti tecnici. Prima ti assicuro, io sono andato su sopra oggi durante la giornata, si faceva quasi fatica anche a camminare a piedi, a rimanere a piedi in bicicletta, quindi non è facile, ripeto, questi ragazzi sono bravi e meritano tutti, come anche tutti gli spettatori che sono accorsi su oggi, un grande elogio, un grande applauso. E qua il secondo, Enrico Franzoi, l'abbiamo visto anche lui transitare sulla contropendenza. Qui un altro atleta impegnato, vediamo che questo è un tratto in cui Gioele Bertolini è costretto a scendere sempre la bicicletta a spingere per poi risalire, avvicinarsi verso il rettilineo finale. Terza posizione, ricordiamolo, per Daniele Braidot, ecco l'atleta della Forestale che con difficoltà riesce a mantenersi in bicicletta, abbiamo visto le ultime pedalate pesanti per lui. E intanto Gioele Bertolini è sempre più vicino al suo sogno tricolore, sarebbe il suo primo titolo italiano nella categoria Elite per Gioele Bertolini. Ed eccolo. Ecco qua Gioele Bertolini, sente il suono della campana, 2 km, 570 metri. Lo dividono dalla fine del campionato italiano. E adesso sicurezza. Quando senti la campana, poi cominci anche nella tua testa, cominciano a passare mille cose, cominci ad assaporare anche il sapore della vittoria. Adesso anche il pubblico comincia a scendere dalla parte alta del percorso e si riverserà qui sull'arrivo. Colgo l'occasione per ringraziare, perché io oggi sono qui a commentare, ho lavorato parecchio assieme a tutto il mio staff, ma ringrazio Marco Zontone che ha coordinato e gestito tutte le persone che oggi sono sul percorso di gara. Quindi a lui e di nuovo a tutti i volontari un grazie per quello che siamo riusciti a fare. Intanto una breve inquadratura, abbiamo visto Cristian Cominelli che occupava la quinta posizione, 50 secondi di ritardo di Enrico Franzoi che è in seconda posizione, ha sentito anche lui il suono della campana, eccolo inquadrato. E poi adesso attendiamo il passaggio di Daniele Braidot che occupava la terza posizione, passa in questo momento Braidot sulla linea di arrivo, terza posizione, eccolo che sbuca, terza posizione per l'atleta della Forestale con 28 secondi. E Cominelli è vicino, quindi è incerta la posizione, la terza posizione del podio, perché Daniele Braidot ha solo 10 secondi di vantaggio nei confronti di Cristian Cominelli. Ai, Franzoi a piedi. Questo è altro colpo di scena, perché Enrico Franzoi, lo vedete, che aveva un vantaggio di 28 secondi nei confronti di Daniele Braidot. E adesso Enrico ha parecchia strada prima di arrivare al box. Ha parecchia strada prima di arrivare ai box e ancora la chiesetta, avrà ancora 500 metri da fare a piedi. Io mi auguro possa mantenere il podio, perché credimi, Enrico lo conosco da ragazzino e mi dispiace possa perdere il podio per queste cose. Ecco inquadrato Enrico Franzoi, buon passo anche di corsa, bisogna ammetterlo, per Franzoi, speriamo per lui che sia sufficiente il ciclocross, e anche questo ricordiamo aveva 28 secondi di vantaggio nei confronti di Daniele Braidot e 38 secondi nei confronti di Cominelli. Quindi per difendere la posizione sul podio aveva 38 secondi di vantaggio. Ma probabilmente Cominelli riuscirà ad andare a prenderlo, ma non o sarà lì vicino prima del box o non perderà tanto, perché adesso Enrico, ho visto bene le immagini, arriverà in un tratto dove anche in bici non si fa molta velocità. Quindi sarà una lotta per il podio adesso che è riaperta per il terzo posto e quindi mettiamo ancora un po' di sale in coda all'ultimo giro per il podio.
Intanto Gioele Bertolini, ecco qua, scusato, l'atleta della Forestale. Adesso vedo, sì. Questo è Luca Braidot. Luca. Che è in quinta posizione con un ritardo di 2 minuti da Gioele Bertolini. Anche lui è transitato dove abbiamo visto prima Enrico, l'ultima inquadratura di Enrico a piedi. Questo è Alex Flavio Longhi, inizia la discesa nel tratto finale ai 500 metri dall'arrivo, le S finali anche per lui, diciamo arriva al tratto più facile del percorso. Ecco qua, intanto scorrono gli atleti, ancora Todaro inquadrato in questo momento. Quindi la lotta per la posizione, una posizione del podio, si è riaperta proprio per il problema meccanico di Enrico Franzoi. C'era già una bella lotta in corso tra un arrembante Cristian Cominelli in rimonta su Daniele Braidot con un distacco di soli 10 secondi. E quindi posizioni alle spalle di Bertolini ancora tutte da scrivere per quanto riguarda la classifica finale di questo campionato italiano di ciclocross. Vi stiamo parlando dall'altipiano di Monteprat, Forgaria nel Friuli. Gioele Bertolini, gara in testa dalla fine del primo giro, aperto il gas, ha lasciato tutta la compagnia, gara in assoluto controllo per il fuoriclasse da Valtellina. Adesso questo è Pacagnella che ha appena transitato sotto lo striscione d'arrivo per l'ultimo giro e si mette nel primo prato. Adesso stiamo intravedendo di nuovo Gioele, non riesco a capire bene a che punto del percorso sia, penso stia affrontando la parte, se non ho visto male, l'ultima parte prima tra il secondo box e la salita finale. Franzoi, Braidot, Radio Corsa informa che dovrebbero essere arrivati insieme al cambio bici, e appena avremo la possibilità di mostrarli. Fosse così, si ritrovano 3 atleti in 10 secondi dal secondo al quarto, quindi è una bella lotta per questo ultimo giro. Tanto la certezza è questo ragazzo qua, Gioele Bertolini, che si sta involando verso la maglia tricolore. Inizia il tratto più impegnativo del percorso, è entrato adesso sull'ultima collina, l'ultima asperità. Grande capacità, rimane in sella a pedalare, abbiamo visto il corridore davanti a lui, malgrado slitti furiosamente la ruota posteriore. E la lotta è per le posizioni alle spalle di Gioele Bertolini, complice la rimonta di Cominelli e il problema di Franzoi. Sì, diciamo sono state queste due varianti finali che mettono ulteriore spettacolo nello spettacolo. Adesso Gioele affronta la contropendenza discesa salita, dove oggi abbiamo visto anche parecchie scivolate, parecchie cadute, vediamo che lui lo fa con molta naturalezza e con molta classe. Adesso in sicurezza, vedi l'ultimo giro, tiri fuori il piede, cerchi di non ormai di non compromettere nulla, perché lui ha un buon vantaggio, un minuto di vantaggio, è inutile rischiare qualsiasi minimo inconveniente e giocarti una maglia tricolore. Tanto qui vediamo passare Chiaruzzi e poi Franzoi. Ecco Franzoi, Enrico e Cominelli. Allora Franzoi Cominelli è davanti e vediamo Cominelli a qualche metro da lui, però non capiamo dove sia Braidot. Braidot è davanti o dietro questi due. Comunque è riuscito, in questo momento è sul podio Franzoi, perché se anche Braidot fosse davanti sarebbe terzo. Sì, esattamente. Adesso vediamo loro due. Enrico e Cominelli erano sul tratto più alto del percorso. Mancano 550 metri all'arrivo, 650 metri all'arrivo, quindi una bella lotta per questo podio. E tutto è pronto qui all'arrivo per la finale, il gran finale per Gioele Bertolini. Intanto qui siamo sempre su Franzoi e Cominelli, tutta la gente presente si è riversata sul rettilineo arrivo per andare a tributare il giusto applauso a questo ragazzo Gioele Bertolini. Manca veramente pochissimo per lui. Sì,
ormai sono le ultime due curve, per lui ormai passerella d'onore tra le ali di pubblico che adesso sono scese qui sul rettilineo, ecco, d'arrivo. Franzoi e Cominelli, non abbiamo visto inquadrato Braidot. Intanto Gioele Bertolini le prese con le ultime difficoltà prima di mettersi nel rettilineo di arrivo, eccolo qui, è scesa ancora ulteriormente la nebbia, però lui l'arrivo lo vedrà sicuramente. Gioele Bertolini, che mancano poche centinaia di metri dalla sua vittoria nel tricolore, dovrebbe sbucare dalla nebbia Gioele Bertolini, campione italiano Gioele Bertolini dalla Talamona Valtellina, e arriva su una ruota il ragazzo estroverso, grande gioia, premiata la sua scelta di correre con gli Elite, lui che è un under 23, e adesso attendiamo per la seconda posizione chi comparirà dalla nebbia. Adesso, ecco qui, Enrico davanti. Franzoi, Cominelli, non abbiamo più visto Braidot, che è sempre stato nelle prime tre posizioni per tutta la gara. Eh sì, Braidot non lo vediamo più, molto probabilmente anche per lui qualche inconveniente tecnico questa ultima parte di gara. Enrico sta leggermente allungando e credo che si giochi il podio in questo momento. Allora seguirà con noi le fasi finali, proprio ci ha raggiunto al volo infangato Gioele Bertolini, prima vittoria tricolore negli Elite, ecco che compaiono, sì, Franzoi è in seconda posizione, in terza posizione va a chiudere Cominelli, quindi tagliato fuori dal podio Braidot, che avrà avuto qualche problema. Complimenti Gioele Bertolini, dicevamo, premiata la tua scelta di correre con gli Elite. Sì, è stata una scelta un po' azzardata, però sapevo di potermela giocare e volevo provarci ed è andata bene. Guarda, la telecamera è lì, quindi puoi parlare guardando in camera. Primo giro insieme a Tabacchi e a Braidot e poi hai aperto il gas e sei andato. Sì, il primo giro è partito molto forte Mirko, ho provato a seguirlo, poi ho un po' mollato, Luca ha provato a continuare ma non aveva lo stesso ritmo, ho provato ad attaccare subito e ho continuato dal mio passo. Intanto Nazareno Balani ci ripropone proprio il consuntivo della corsa con la partenza, partenza in cui hai preso per primo la curva iniziale. Avevate disegnato questo tipo di gara con Ditano che qua al tuo fianco, non c'è spazio per tatticismi su un percorso del genere? No, questo percorso è un percorso da dare tutto dall'inizio alla fine, si vede veramente chi ne ha e chi sa guidare. Ho attaccato subito dall'inizio come detto e mi sono gestito, ho tenuto il margine che avevo, cambiavo bici ad ogni giro per non rischiare ed è stata la tattica giusta di oggi. Complimenti Gioele Bertolini, ti lasciamo perché vorremmo vederti sul podio, andare a vestire la maglia tricolore che hai conquistato. Complimenti veramente questo ragazzo, faceva i complimenti anche da Daniele Pontoni. Allora, seconda posizione per Enrico Franzoi, terza posizione per Cristian Cominelli, poi Daniele Braidot è finito in quarta posizione con un ritardo di 40 secondi da coloro che sono arrivati secondo e terzo, quindi qualcosa è successo. Quindi dimostra che qualcosa è successo, qualcosa anche è successo sicuramente a Daniele l'ultimo giro. Peccato, sfortunatissimo. Intanto qui vediamo ancora con le immagini la gara solitaria di Gioele Bertolini, qua il problema per Mirko Tabacchi, sfortunato anche lui come sfortunato Franzoi. D'altronde con le condizioni di gara così c'è anche la lotteria della sorte. Questa fa parte del ciclocross e si deve mettere sempre in preventivo, quindi speri sempre non accada a te quando vai a correre. Ecco, io chiedo alla regia se fosse possibile, visto che queste immagini le abbiamo appena viste, dare una soddisfazione a Daniele Pontoni e fare vedere la gara degli under 23 con la vittoria di Nadir Colledani. Vittoria di Nadir Collegani nella categoria under 23 bis dell'anno scorso. L'anno scorso è stata la sorpresa. Ecco qui intanto con
le immagini, andiamo allora a vedere proprio la gara degli Under 23. Allora, come avevate impostato la gara? Ma la gara impostata oggi, l'ho appena detto Gioele, qui devi partire in testa dall'inizio alla fine, chi più ne ha deve andare. Oggi Nadir ha fatto una gara eccezionale, ti dico, io non l'ho mai visto andare così forte come oggi. Già all'inizio ti ho detto, sarei curioso di vedere i tempi di Nadir con quelli di Gioele, perché oggi ha girato e non ha sbagliato niente, quindi credo, da organizzatore sono contento per tutti i podi, come direttore sportivo sono doppiamente contento sia per la vittoria di Nadir e per come ha vinto, sia di dell'altro mio ragazzino Gabriele Torcianti per le due vittorie di oggi. Nadir ha corso in maniera impeccabile, ti dico, credo sia oggi, lui deve capire che può diventare un corridore. Stefano Sala in seconda posizione, abbiamo visto inquadrato. Allora, Nadir Coledani corre per la Trentino Cross SL SMP, mentre invece Stefano Sala per la Sella Italia Guerciotti, lo vediamo qua che si volta all'indietro, in terza posizione ha concluso la prova degli Under 23 Daniel Smarzaro del team Lapierre Trentino Ale, in quarta posizione Riccardo Bennati, in quinta Luca De Nicola. Questi top 5 della gara che stiamo vedendo, con proprio vediamo ancora le immagini con questa cavalcata solitaria di Nadir Colledani. Poi, finito di vedere queste highlights, inizierà la cerimonia di premiazione, quindi potremo vedere la vestizione della maglia tricolore da parte di Gioele Bertolini. Qua già esulta. Ma guarda, oggi Nadir, se non ricordo male, già al primo giro è passato con oltre 30 secondi di vantaggio. Io durante il percorso gli ho detto, vai, arriva con più vantaggio che puoi e cerca di non rompere la bici. Le uniche cose che ho detto, perché oggi dovevi farlo fare, era in giornata di grazia, è stato di grazia. E quindi è giusto che si colga questa grande soddisfazione, se la merita. Ecco qua, queste sono le immagini della sintesi degli Under 23 con Colledani in vittoria solitaria, secondo arriverà Stefano Sala che vediamo inquadrato in questo momento, e poi Daniel Smarzaro, Daniel Pontoni, credo che sia atteso proprio sul podio per la premiazione finale di questi campionati italiani. Credo che tu debba andare sul podio, quindi vado, grazie a tutti, arrivederci chissà per questa prova del mondo su a Monte Prato. Grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata Daniele Pontoni, ecco qua la seconda posizione di Sala, vediamo l'arrivo di Daniel Smarzaro, quindi questa era la gara degli Under 23, ricapitoliamo, bel numero da parte di Daniel Smarzaro, se non si ha confidenza con la bicicletta è meglio evitare di farlo. Allora, campionessa, ecco qua la maglia tricolore per Nadir Colledani. Nuovi campioni italiani, riconferma per Eva Lechner nel titolo femminile. Under 23 femminile Alice Maria Arzuffi, Francesca Baroni per la categoria juniores femminile, Jacob Dorigoni juniores maschile, Under 23 Nadir Colledani, e per la categoria elite abbiamo visto una splendida vittoria di Gioele Bertolini. Gioele Bertolini quindi va a tirare la maglia che è stata indossata quest'anno da Marco Aurelio Fontana. Tutto è pronto per la cerimonia di premiazione, cerimonia che chiuderà questi campionati italiani, questa due giorni di campionati italiani con tutte le categorie che hanno disputato le proprie prove per andare a vestire la maglia tricolore. Abbiamo visto anche con le donne correre gli amatori insieme. Ed ecco qua, inizia proprio la cerimonia protocollare. Allora, diamo una scorsa a quelli che sono stati i risultati delle categorie, anche dei ragazzini, come gli esordienti di primo anno, donne Elisa Rumac ha vinto, esordienti secondo anno Nicole Pess, poi allievi primo anno Tommaso Bettuzzi ha vinto, mentre invece per quanto riguarda gli allievi secondo anno Filippo Fontana si è laureato campione italiano. Ecco il presidente federale di Rocco, molto contento per i numeri del ciclocross, perché ogni happening di questa disciplina riunisce circa 700 atleti tra le varie categorie, quindi categorie in salute,
molto alta l'affluenza dei giovanissimi al ciclocross, naturalmente, perché si svolge lontano dalle strade, quindi lontano dai pericoli che per un ragazzino andare in bicicletta in strada comporta. Tanto Cominelli, terza posizione per lui, una gara in rimonta per il corridore della Promo Cycling. Gara rimonta, arrivato a un passo anche dal secondo posto. Poi Enrico Franzoi ha dimostrato una grande forza, ha fatto praticamente quasi metà dell'ultimo giro con la bicicletta in spalla per un problema meccanico, ma ha voluto difendere con forza questa seconda posizione e ci è riuscito. Enrico Franzoi, eccolo che sale sul secondo gradino del podio. Buon passato anche da stradista per lui, ha militato nella Liquigas e adesso va a salire sul gradino più alto del podio. Gioele Bertolini verrà premiato proprio dal presidente della federazione di Rocco, campione d'Italia. Gioele Bertolini, meritatissima questa vittoria per il talento del ciclocross, il talento emergente del ciclocross. Abbiamo un campione affermato come Marco Aurelio Fontana a livello internazionale, lui si sta facendo largo, ecco che va a vestire la maglia tricolore che indosserà per la prossima stagione. Gioele Bertolini, correrà il campionato del mondo nella sua categoria Zold Under 23. Intanto vediamo Daniele Pontoni che sfoggia quella che è stata la maglia che lui ha vinto nel ciclocross, campione del mondo. Daniele Pontoni, organizzatore di questi campionati italiani insieme a DP 66, e adesso quindi ci sarà l'inno di Mameli. E quindi noi vi ringraziamo per l'ascolto, ricordiamo per chi, coloro che ci stanno seguendo in questo momento in diretta, che ci sarà una replica serale in cui potrete vedere anche la gara femminile su Rai Sport 2. Grazie a Nazareno Balani e a tutta la struttura tecnica, da Andrea De Luca con le immagini di questo podio e dell'inno, con la consegna della mascotte, il gufo che ha caratterizzato questa manifestazione, da Andrea De Luca un buon pomeriggio a tutti voi. Maurizio Chiamone, continuare.